Io preferisco dire che questo riconoscimento riguarda tutti quelli che hanno lavorato per la Protezione Civile, quelli che dal 1981, quando è nato il sistema italiano di Protezione Civile, hanno operato per renderlo sempre più efficiente e capace di intervenire, e anche per quanti oggi si battono perché la Protezione Civile, come abbiamo voluto dall'inizio, fosse un'organizzazione capace di intervenire nel soccorso, ma con grande puntualità ed efficienza, ma anche capace di risvegliare una cultura della prevenzione senza la quale il soccorso diventa sempre un momento drammatico della vita di questo paese, che invece deve essere allontanato con una politica capace non di evitare le catastrofi naturali, evitare i terremoti, le alluvioni, ma evitare le conseguenze sulle persone, sulla vita delle persone, delle calamità naturali. Purtroppo però, in particolar modo con quello d'agosto, ci sono stati tanti morti, non so cosa ha pensato, forse non abbiamo fatto abbastanza. Devo dire che nel settore della prevenzione siamo ancora all'inizio, perché la prevenzione è il risultato di una politica dei governi nazionali e locali, ma questa politica è anche il risultato della pressione dell'opinione pubblica, che si esercita grazie a una cultura della prevenzione che spinge l'opinione pubblica a premere sulla classe politica perché conduca una politica capace di allontanare le conseguenze delle calamità.